E insomma, signori, quello di cui avete bisogno sono buoni attrezzi, buoni aratri. E i migliori sono quelli della Iron Company. Fuori dai piedi, Yankee. Non abbiamo nessun bisogno dei vostri attrezzi. Che io sia dannato se vi capisco. Yankee, sudisti, come se la guerra civile non fosse finita da più di 3 anni. Che vi importa chi li ha fabbricati, gli aratri? L'interessante per voi è che possiate farci un buon raccolto. Io offro $50 al mese a chiunque di voi mi aiuti a venderli. Non ascoltatelo, amici, che se la cavi da solo con i suoi sparchi aratri del nord. Io sono disposto ad aiutarvi, se volete. Dì un po', e tu che c'entri? Da dove sbuchi fuori, straniero? Cerco lavoro. E poi non mi sembra che quest'uomo voglia vendere armi agli indiani. Ben detto, giovanotto. Come vi chiamate, eh? Bill Grayson. Avete sentito? Grayson. Ha detto Grayson. Ehi tu, come hai detto di chiamarti? Bill Grayson. Ah, Grayson. E non hai niente a che vedere col colonnello Grayson? Certo, è mio padre. Da queste parti! Fuori! Ma tu hai visto che faccia tosta? Comunque ha avuto quello che si meritava. Giusto. Ma signori miei, lasciarsi prendere dall'ira può farvi male. Ora che vi vedo tutti più calmi, torniamo ai nostri aratri. Come vi dicevo prima... Guarda, ritorna. Non gli è bastata la lezione. Che faccia tosta! Un momento, signori, prego. Prima devo risolvere una questione personale con quel signore là. Hop. Figlio del colonnello Grayson. Lasciatelo ugualmente. È vero che sei figlio del colonnello Grayson? Sì, sicuro, sono suo figlio. E con questo? Tieni. Ascoltami bene, figliuolo. È comprensibile che tu difenda tuo padre, ma purtroppo quello che è successo non puoi cambiarlo. Erano in 5 a trasportare il carico d'oro. 4 sono tornati. Soltanto tuo padre è scomparso e insieme a lui $500.000.
Mio padre non è un traditore. Io ve lo dimostrerò. Dammi retta, ragazzo. È meglio che te ne torni a casa. Qui non è aria per chi porta il tuo nome. Non ho denaro e neppure un cavallo. Denaro non posso dartelo, ma per il cavallo vedremo. Messo ad arrivare tu e il tuo puro sangue? Chi sei? Cosa vuoi da me? Mi deludi, Chico. Quando un uomo è disarmato e l'altro ha una Colt, è il secondo che fa le domande. Sei proprio il figlio di Grayson? Certo che lo sono. Mi chiamo Bill Grayson. Anche tu ce l'hai con me? Ah, nemmeno per sogno. Tu sei la mia miniera d'oro, Chico. Cosa intendi dire? Adesso te lo spiego. Un sigaro? No, e non sopporto chi fuma. Sei tale quale a tuo padre. Vieni, ci deve essere rimasto ancora un po' di caffè. Avanti, parla. Anche se tutti dicono il contrario, non fu tuo padre a rubare quei soldi. Io lo so. Come lo sai? Ero la guida del suo convoglio. Allora lo conosci? Sai dov'è? Tuo padre è morto. Assassinato dai quattro componenti del convoglio. Quei vigliacchi gli hanno sparato mentre dormiva. E fu ucciso proprio per quei 500.000 dollari. Dimmi dove è successo. A 3 giorni di cavallo da qui. Ci fermammo nel deserto. Prima uccisero lui, poi si scagliarono contro di me. Mi credettero morto e mi seppellirono. Quando ripresi i sensi era buio. Allora cominciai ad annaspare disperatamente, affondando le dita nella sabbia che mi ricopriva fino a liberarmi. Invece tuo padre è ancora lì, proprio dove stai scavando. Lui c'è rimasto. Era un uomo d'onore, un bravo soldato, forte e coraggioso. Peccato che fosse onesto. Boh, a questo mondo non si può essere perfetti. Pistola di tuo padre. Hai detto 4. Sì. Bennington, Avery, Latour e il capitano Hawkins. Su, andiamo. Ma così finiremo per ammazzare i cavalli. Lasciamoli riposare ancora un po'. Che mi importa dei cavalli? Ho fretta di arrivare a Black Point. Fai male, Chico. Ricordati che nella vita quello che conta è un buon cavallo e una buona pistola al momento buono. Comunque, quel fanfarone di Latour non ci scapperà. Sono 3 anni che si è sistemato laggiù. Ha aperto una banca con la sua fitta dei 500.000 dollari. Se tu sapevi dov'era, potevi denunciarlo. E chi avrebbe creduto ad uno sporco messicano? Si vede che non sei di queste parti.
Allora perché non l'hai fatto fuori? Perché mi hanno messo dentro, Cicco. Ero andato da mia moglie a farmi curare le ferite di quei quattro nel deserto. Aveva certi fianchi tondi la mia Concita. È dimagrita adesso? È morta, poveretta. Si stava consolando con un lurido gringo. Quando arrivai io, li ho fatti secchi. Ma i tempi sono cambiati dopo la guerra. Giudici, avvocati, prigioni. Prima tutto era molto più semplice. Uno sparava a un altro, l'altro sparava a lui, poi arrivava lo sceriffo e sparava tutti e due. Ti hanno dato molti anni? Troppi. Sono uscito appena due giorni fa. E degli altri tre che cosa sai? So anche come trovare Bennington e Avery. Quanto al caro capitano Hawkins, so solo che sta dalle parti di La Mesa, anzi credo che... Che succede? Sarà qualche idiota che si è messo nei pasticci. Vieni! Guarda, stanno assalendo la diligenza. Cosa facciamo? Come che facciamo? Ce ne andiamo. No, dobbiamo aiutare quella gente. Tutto tuo padre. Accidenti, che brutto effetto fai alle donne. Ma le donne o portano guai o li hanno già portati. Però vale la pena di passarli. Così stai comoda? Sì. Non vuoi un'altra coperta? No, grazie. Non sarebbe giusto togliere a Charo la sua coperta. Peccato, Bill. Sarebbe stato molto bello se ci fossimo incontrati prima. Ma tu mi hai già baciata. No, te l'ho detto. Io sono sempre vissuto in collegio. Eppure avrei giurato che... Purtroppo qui le nostre strade si dividono. Addio, Bill, non ti dimenticherò. Neanche io, Jenny. Ehi, Chico, abbiamo un appuntamento a Black Point. Senti, ma io a te già...
Ma dalle parti di Laredo ci sei stato, vero Bill? No, ti ho già detto di no. Eppure io ti ho già conosciuto. Sì, cari amici. Alla fine ci sono cascato anch'io. Non si può sfuggire alla catena del matrimonio. Ma sarà certamente una dolce catena, vero, mia cara? Perché fai quella faccia? Vi prego, amici. Brindiamo tutti alla felicità di mia figlia e del signor Jacques Latour. Salute! Ehi, voi, perché è chiusa la banca? È fallito il padrone? No, sta festeggiando il suo matrimonio. Si sposa. Ehi, che ne diresti se ci invitassimo anche noi? Ma certo, è un caro vecchio amico. Hai portato le cambiali di mio padre? Non siamo ancora sposati. Non dimenticare che le voglio avere prima delle nozze. E tu non dimenticare che qui gli ordini li do io. Gli altri obbediscono e basta. Questo me lo ricorderai quando sarò tua moglie. Per adesso non lo sono ancora. Con il vostro permesso, porto via Helen. A più tardi, caro. Signor Latour. Che c'è, Sam? C'è un tale che vorrebbe depositare del denaro. Mandalo via e digli che oggi la banca è chiusa. Ma si tratta di $20,000. Me ne occupo io, Sam. Buongiorno. Buongiorno. Vi interessano i miei cimeli? Vedo che li state ammirando. Sono ricordi gloriosi di una guerra lontana e ormai dimenticata. I buoni sudisti, però, non dimenticano. Avete ragione. Ma ditemi, cosa posso fare per voi, signor Saul Benson? Vengo dal Nevada e voglio comprare del bestiame. Ho con me $20,000. So che la vostra è una banca sicura e... Grazie, siete molto gentile, signor Benson. Solo che, ho di là degli ospiti. Se volete posso far chiamare il mio cassiere. Veramente preferirei farla con voi l'operazione. Ho bisogno di consigli da chi comprare il bestiame, per esempio. D'accordo, signor Benson. Vogliamo vederci nel pomeriggio alla mia banca? Vi andrebbe bene alle 3, signor Latour. Perfetto. Allora a presto. A più tardi. Buonasera. Buonasera, amico. Siete puntuale a quanto vedo. Sì, sono puntuale. È un appuntamento importante per me e per di più è un affare di famiglia. Ben trovato, tenente Latour. Charro. Sorpreso, eh? Mi spiace presentarmi così all'improvviso, dopo tanti anni. Ma il mio amico ci teneva davvero tanto a conoscervi. È il figlio del colonnello Grayson. E sono venuto qui per vendicare la morte di mio padre. Sorpresi, eh? Però anche loro ci tenevano tanto a conoscervi.
volevate depositare, eh? Sam, portali alla capanna, è là che li ucciderò. Dirò allo sceriffo che hanno rapinato la banca e che tu li hai inseguiti. Ti porterò del denaro alla capanna come prova del furto, hai capito? Cammina! Sta arrivando la tour. Ecco il denaro che hanno rubato alla banca. Ho già avvisato lo sceriffo. Li sta inseguendo dalla parte di Rio Pecos. Quindi avrò tutto il tempo per sistemarvi. Questa volta morirai sul serio, Charro. Ah, sì? Dovresti pagarla meglio, la tua gente. No, no, fermo. Un momento. Ascolta, Sam. Vuoi del denaro? Ne avrai quanto ne vuoi. Ce n'è anche per voi. Ne hanno già molto di denaro e lo hai portato tu. Diranno allo sceriffo che siamo riusciti a fuggire. E che ti abbiamo ammazzato lungo la strada. E tu non potrai mai dire la verità. È tuo, Chico. Sono disarmato, Grayson. Dagli la pistola. Dividetevi quel denaro da buoni amici, muchachos. Hasta la vista. Dimenticate la mia parte. Che ti avevo detto, Chico, nella vita quello che conta è una buona pistola e un buon cavallo al momento buono. Sei un assassino, Charro. Un vero assassino. Se lo sono meritato, Chico, tradire quel povero Latour. Comunque il denaro lo restituiremo. Eh? Restituirlo? A chi? C'è troppa gente nel sud che ha perduto tutto con la guerra. Oh, io ci sputo sopra sul tuo amore per il prossimo. Non c'è bisogno di cercarla, la gente inguaiata dalla guerra. Eccoci qua. Stammi a sentire, Charro. Sarebbe del tutto inutile vendicare mio padre se non posso riabilitarne la memoria. E non sarà rubando che ci riuscirò. Uè, parliamoci chiaro una volta per tutte. Ma per cosa credi che mi sia messo con un tipo come te? Eh? Solo per questo. Charro, quel denaro lo terrò io. Su, dammelo. Perché non lo vieni a prendere? Su, che aspetti? Thank you.
mai del fegato, Chico? Certe volte non ti capisco, Charro. Hai ragione, Chico. Però voglio darti una piccola lezione. Primo, non dare mai un'opportunità al tuo avversario. No, questo non è onesto. È assolutamente sleale. Nel manuale della box non c'è scritto. Secondo, neanche questo c'è scritto. E va bene, una lotta leale. Terzo, non fidarti mai. Ti ricacci. Come i muli, eh? Quarto. Questo è un vecchio trucco di mia nonna. Però, simpatica quella vecchietta di tua nonna. Ventinovesimo, idee chiare e riflessi pronti. Sai che ti dico, sei proprio ridotto male. Ah, lo diceva anche mia madre. Charro, sei l'unico uomo che cominciando dal basso è riuscito a cadere ancora più in basso. Forse parlava così perché era sempre ubriaca, santa donna. Maledetta carogna! Buono. Guarda. Un morso di quelli in 3 secondi sei morto. 200. $200, non uno di meno, se volete bruciarmi la casa. Sentilo, io che ho fatto 5 giorni di cavallo per venire a trovare un amico. Ma certo, si tratta della mia casa. Ah, e la chiami casa questa topaia? Topaia o no, è il posto dove vivo. E il vostro è solo denaro buttato. Non riuscirete a niente. Benito e Avery sono gli uomini più potenti di Warlock. Per loro sarà un gioco da ragazzi far fuori te e il tuo bel damerino. Io non ne sarei così convinto. Anche se quei due sul gioco ci vivono. Vero, Charro? Certo, Chico, ma questa volta gli insegneremo un gioco nuovo. Non ridereste tanto se sapeste quello che vi aspetta al French Palace. Per questo siamo qui. Perché tu ce lo racconti. Ah, adesso sì che ragionate. Se non volete rimetterci la vostra pellaccia, cercate di non dimenticare quello che vi dico. Ascoltatemi bene. Chi entra nel French Palace è continuamente sotto il tiro di 5 pistole. 2 ce l'ha una specie di cornacchia che fa la spola dall'ufficio di Bennington a quello di Avery. La terza è piazzata dietro il quadro di una bella ragazza nuda. La quarta è nascosta sotto la tastiera del piano. La quinta ce l'ha il barista e può sparare attraverso un buco nel bancone.
Che prendete? Qualunque cosa mi faccia passare questo schifoso mal di denti. Un torcibudella, allora. Tequila, whisky di cactus e un pizzico di polvere da sparo. Proviamo. Fatto. Togliti dai piedi, fuori di qui. Non vogliamo ubriachi qua dentro. E tantomeno sporchi messicani. Battere in una taverna a smaltire la sbornia non fra gente per bene. Sceriffo! Sceriffo, dove siete? Sceriffo! Sceriffo! Che succede? Fate qualcosa, sceriffo, la mia casa sta bruciando. Mai un attimo di pace, avvisa tutti quelli che puoi e correte alla tua casa. Io provo il French Palace, avanti, muoviti. Sveglia ragazzi, la baracca del vecchio Zebulon sta andando a fuoco, presto. Non c'è un momento da perdere, cercate più secchi che potete e venite con me. Andiamo, su. Non lo spegniamo, si propagherà in tutto il paese. Coraggio, presto, avanti. Aspetti, muoviamoci, gente. Raiman. Sì, signor Avery. Che succede? Va a fuoco la topaia del vecchio Zebulon. Lascialo pure bruciare quel nido di cimici. C'è il rischio che il fuoco si propaghi con questo vento. E allora sbrigati. Bene. Un whisky. Perché non vai a dare una mano anche tu? Senti, non c'è un dentista qui in paese? No, però c'è Thomas, il maniscalco. Oh, è bravo. A me ne ha tirati quattro. Mani in alto. Non ti muovere. Alza le mani, ho detto. Obbedisci. Fermo. Hai una Colt puntata sullo stomaco. Ehi! Adesso alza le mani e girati. Mani in alto, amico! Hai scherzato abbastanza. Vieni avanti. La strada è libera, ora tocca a te. È meglio che ti fermi, amico. Ti puzza proprio tanto di campare? Senti, levati di mezzo. Non ho niente contro di te. Non un passo di più. Se lo fai per denaro, allora ci guadagnerai a tirarti da parte. E la mia reputazione dove la metti? L'hai voluto tu. Sono due.
Non hai perso tempo neppure questa volta, Charro? Dovevamo pure rifarci di tutto quello che ci è costato quel ladrone di Zebulon, Chico? Gracias, amigo. Cacco matto. Lyman. Lyman! Blacky. Come stai? Bene. Aspetta un momento. Alzati, Bart. Lascia il posto al più forte giocatore che io conosca in tutto il West. L'altra volta mi ha portato via $10. Adesso voglio assolutamente rifarmi. No, non sono venuto per giocare, Blacky. In ogni modo, questa volta la posta è molto più alta. $100,000. $100,000? 100 bigliettoni che due tipi hanno fatto fuori a Warlock. Ho seguito le tracce fino al bivio. E ho notato che hanno preso la strada del canyon, però direi che vengono qui alla mesa. Hai detto che hanno scelto la strada del canyon. Mm-hmm. Non potevano sceglierne una peggiore, perché noi sappiamo dove aspettarli. Non è vero, Paco? Sì, signor. C'era una strada più comoda di questa? Ma certo, Chico, sarebbe stato molto meglio passare per la grande pista, così avremmo trovato anche lo sceriffo a riceverci, magari con i fuochi artificiali. Hai ragione. Ma ho fretta di trovare Hawkins. Ma anch'io avevo fretta. Ma ora che abbiamo i dollari di Bennington e Avery, quasi quasi, ripensandoci bene, preferirei tornare nel Messico e lì spassarmela un poco, eh? Che ne pensi? Non ricominciare ora. Te l'ho già detto. Io devo trovare Hawkins. E poi, questi soldi non sono nostri. Hai la testa più dura di queste pietre, Chico. Attento, Charro! Voi fermatevi qui e tenete d'occhio la pista. Vieni con me, Blacky. E questo chi sarà? Non mi piace questa storia. Andiamo, presto. Ah! Vai! Scappa! Fermo! Non ti muovere! Butta il cinturone! Ancora non so rendermi conto di come l'altro sia riuscito a scapparci. Non ti preoccupare. Prima di mettergli la corda al collo vedrai che questa carogna parlerà. E come? Speriamo. Lyman, siediti qui. Questa volta non mi scappi. Ancora non sei stufo di perdere? Beh, quando ero il tuo aiutante ero solo agli inizi. Ma adesso ho imparato diversi trucchetti. Ah, sì, eh? Ehi, bellezza, scendi giù! Whisky. Scendi giù! Ma che ti è saltato in mente lasciarmi solo? Roba dell'altro mondo! Whisky! È mezz'ora che ho chiesto un whisky. Che cosa aspetti a darmelo, eh? Voglio soltanto del whisky. E fa presto! I miei soldi sono buoni come quelli degli altri e poi io sono il miglior cliente del locale. Insomma, bellezza, ti decidi a scendere giù? Ma ditemi un po' se è giusto. Prima ti fanno bene e poi sul più bello si squagliano. E così sono rimasto senza donna e senza whisky. Almeno il whisky portamelo.
E muoviti, coraggio, sono stanco di aspettare. Arriva questo whisky o no, eh? Che c'è? È un peccato che uno come te se ne stia tutto solo. Già, è un peccato, è vero. Però tu non sei il mio tipo, amico. Non mi sono mai piaciuti i damerini. Senti, quella bambola in fondo ti piacerebbe? Quale bambola? Girati un momento. È bella, no? È bellissima, moltissimo, amico. E però quella lì ha già la compagnia. Lascia fare a me, te la libero io. Sul serio? Ehi voi, è meglio che lasciate subito in pace quella pupa. È un consiglio d'amico. Chi lo dice questo? Ah, non lo dico mica io. È quel tipo là. Dice che siete un brutto scimmione peloso e che la ragazza starebbe molto meglio seduta sulle sue ginocchia. E ha detto proprio così? Sì, certo. Sono parole sue. Ehi tu, vieni qui. Ecco. Si rovinate tutto il locale! Fatemi! Sono rovinato! Vieni qui. Sì. Perché non vai a chiamare lo sceriffo? Diceva. Non lo vedi che ti distruggono il locale? Allora, ti decidi a chiamare lo sceriffo, sì o no? Sì, sì, certo, ci vado subito. Era qui ci vuole lo sceriffo, sì. Sceriffo, presto, venite! Mi stanno demolendo il locale! Sono tutti ubriachi come porci! Vi prego, sceriffo, venite, presto! Non ti preoccupare, Coleman. Frank, svelto, va con lui. Io vengo fra un momento. Non credere che finisca qui. Continueremo dopo. Ti dispiace accompagnarmi? No, al contrario. Mi divertirò molto di più che stare qui a insegnarti a giocare. Non correre troppo. Perderai tu stavolta. Tu, Bart, rimani qui. Andiamo, Lyman. Che succede, sceriffo? Ti avverto, Bart.
che nessuno tocchi la scacchiera. Sei responsabile della posizione di ogni pezzo, hai capito? Non preoccupatevi. Male, amico? Scusa. Ce ne hai messo a venire, eh? Ma sentitelo, è questo il modo di ringraziarmi? Non te la prendere. Io a quest'ora al posto tuo sarei già lontano. Ah, ne sono sicuro, Charro. Ma non l'ho fatto per te. Ah. Rimane ancora Hawkins. E deve pagare. Giusto, Chico. Deve pagare. Tanto più che il capitano Hawkins è il più ricco di tutti. Ah, dico bene io. Nella vita quello che conta è una buona pistola e... Ehi, Chico, che scherzi mi fai? Merda. Questo non ci voleva. Su, cerca di stringere i denti, Chico. Dobbiamo filarcela. Che succede? Che vi è successo, fratelli? Doveva esserci Satana al saloon stasera. Una sbornia generale. E il mio amico non si è fatto certo pregare. Affidalo a me, quando lo spirito soffre... Con tutto il rispetto, padre, lo spirito può anche aspettare. È la carne che soffre. Ha bevuto come una spugna. Oh. Eh? E ora si sente male. Dove posso trovare il dottore? Nella casa in fondo al paese. Vado a prendere i cavalli. Mi dispiace, padre? Ah, già, io ho bevuto come una spugna. Senti, fratello, Satana è in agguato dietro ogni bottiglia di whisky. Sei un bravo giovane, si vede. Non provi vergogna ad esserti ridotto così. Ehi, nel Salmo 45esimo. Glielo direte un'altra volta. Come volete. Mi date una mano? Sì, certo. Grazie, padre. Di niente, fratello. In cielo vedono tutto quello che facciamo. Auguriamoci, padre, che non lo vedano su questa terra. Adios! Salve, amico. Ehi! La casa del dottore è da quella parte. Avevo ragione io. Stanno cercando di attraversare la montagna. Già, sono diretti alla frontiera. Tu, Max, aggira la montagna da quella parte e aspettaci al fiume. Tu segui le loro tracce, invece. Tu vieni con me. Taglieremo dritti per di qua. Avanti, muoviamoci! Thank you.
Devono essere loro. Presto, raggiungiamoli. Mani in alto, fermo! Se ti muovi, ti ammazzo! Denaro. Se n'è andato con i cavalli. Ma se riusciamo a raggiungere il fiume, forse ci salveremo. Su, coraggio. Chissà perché hanno mandato via i cavalli. Non li hanno mandati via, altrimenti si sarebbero tenuti il denaro. A piedi non andranno lontano. Che ne diresti di raggiungere il fiume? Sì, buona idea. Però lasciamo qui Frank. Così non possono sfuggirci. Sono circondati. Sentito, Frank. Tieni gli occhi bene aperti. Essere vicino. Qua. Aspettami qua. Non ti muovere. Prova a sparare, verrà subito lo sceriffo. No. Thank you.
bruciano, andiamo, svelto. Aspetta che con questo scherzo ce li toglieremo di torno per un po'. Hanno sciolto la fune dall'altra riva. Ormai la zattera se n'è andata. Non possiamo più passare. Non è possibile attraversare il fiume da un'altra parte. Sì, certo, ma sono 2 miglia. Se non perdiamo altro tempo, forse potremo farcela. Non dimenticare che sono a piedi. Giusto, andiamo. Andiamo. Un giorno o l'altro non ce la farò più a sopportarti. E ti chiuderò per sempre quella fogna che hai al posto della bocca. Tu credi di approfittarne solo perché sei grosso? Beh, provaci! E quando l'avrei fatto, cosa credi? Di avere ragione? Certo, certo che ce l'ho. Il Nord ne stava prendendo tante che avete persino offerto il comando a uno straniero, quell'italiano, quello coi capelli lunghi, come si chiama? Cristoforo Colombo. Cosa c'entra Cristoforo Colombo? Garibaldi, era lui, no? Beh, siccome ha sentito puzza di bruciato, ha rifiutato, no? E questo che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Alla fine la guerra l'abbiamo vinta o no? Sì, ma dopo aver perso tutte le battaglie. Sì, però abbiamo vinto. Ma dopo aver preso un sacco di batoste. Però abbiamo vinto. Solo perché siamo stati sfortunati. Sfortunati? Però abbiamo vinto. Ah. Ah. Oh. Olà, sceriffo, che volete? Stiamo cercando 2 uomini, avete visto nessuno? Uno dei 2 è ferito. Oh, non abbiamo visto un'anima, mi dispiace. Ah, siamo stati qui un bel pezzo a chiacchierare da buoni amici, ma non è passato nessuno. Possiamo fare niente, sceriffo? No, no, grazie, continueremo a cercare. Arrivederci. Salve, sceriffo, arrivederci. Oh. Però non ti scordare quello che t'ho detto. Ma se sei sempre tu a cominciare, Pete. Eppure lo sai bene, testone di un sudista, che il signor Stewart non vuole che si parli di politica. Ma è possibile che dobbiate sempre litigare voi due? A questo nano di Yankee, ora mi tocca sopportarlo per 3 giorni al paese. Adios, a presto. Adios, adios, Lupe. E non abbiate paura tu e la signorina Dolly a restare sole, torneremo presto. Signorina Dolly! Signorita Dolly! Non muovetevi. State fermi. No, no, non fatelo, signorita. Ho fatto tanto per salvare il mio povero fratellino. Vostro fratello?
Sì, fratello, fratello di latte. Ma perché? Perché vi nascondete? Oh, è una storia terribile, un terribile equivoco. Aiutateci, vi prego. Vero che ci aiuterete? 3 giorni di questa vita mi sono ingrassato di 3 chili. Sai che ieri è stato qui lo sceriffo? Lo sceriffo? E che cosa voleva? Ah, non lo so. Ha parlato un poco con la signorina Dolly e poi è andato via. Vado a prendere l'acqua. Quando pensi che tornerà, Stuart? Domani, credo. Domani? Allora dobbiamo andarcene. Non voglio che tu vada via. Che dobbiamo fare? Ti prego, Bill, non lasciarmi. Un'altra volta lo sceriffo. Che diavolo vorrà? Non ti muovere. Ci penso io, Bill. E Miss Dolly? È nel magazzino. Signorita Dolly! Buongiorno, sceriffo. Buongiorno, Dolly. Un'altra volta qui. È successo qualcosa? No, no, niente. Siamo solo di passaggio. Qualche novità, signorina? No, proprio nessuna. Stuart non è ancora tornato? No, lo sto aspettando da un momento all'altro. Bene. Ma al minimo sospetto fateci subito avvisare, mi raccomando. State tranquillo. Grazie. Dove si saranno cacciati? Ogni giorno che passa è più difficile prenderli. Ma vedrai che ci riusciremo, Lyman. Mi dispiace, Blackie, ma dovrei farlo da solo. Non posso fermarmi di più. Il denaro l'ho recuperato. Adesso devo tornare a Warlock. Arrivederci, Blackie. Arrivederci, Lyman. Sei impazzito? Dove sei stato tutto questo tempo? Dovevo ritrovare un amore perduto. E ti pare il momento di pensare alle donne? Vedi, quando si tratta di queste, sì. Lyman, eh? Sono contento che siano tornati a casa. Coraggio, dagli a me. Meglio nasconderli. No, no, questa volta li tengo io, eh? Anche quella è dello sceriffo? No, questa è offerta dal padrone di casa. Beh, dormiamo. Voglio vedere che effetto fa addormentarsi su un morbido cuscino da $100,000. Buonanotte, Chico. Non ti muovere. Questa è la fase più pericolosa. Almeno così non rovinerai le guance della tua infermiera. Ecco fatto, ancora qualche giorno e sarai più in gamba di prima. Non è giusto che tu continui a rischiare per me. Lasciami qui e scappa. Hai dimenticato che dobbiamo ancora trovare Hawkins? E poi dove vado? Ricordati che siamo legati allo stesso carro, noi due.
Buongiorno, sono io. Ricordalo, Cinco. Buongiorno. Buongiorno. Ho portato la colazione. Per te non c'è niente, perché so che il latte non ti piace. No. Quella è roba per bambini. Io ho qualche cosa di meglio, molto meglio. Prudenza, Charro. Il signor Stewart dovrebbe tornare oggi. Ah, tranquilla, signorita. Bill, come finirà tutto questo? Questa sì che è vita. Serve niente, signor Stewart? No, potete riposare. Andiamo. Bentornato, capitano Hawkins. Fa piacere ritrovare un vecchio amico che si è sistemato bene come te. Charro. Che buona memoria, capitano. Ma anch'io ho dei buoni motivi per ricordarmi di te, anche se hai cambiato nome. A proposito, quale nome vuoi che scriviamo sulla tua tomba? Stewart o Hawkins? Aspetta, Charro. Posso pareggiare il conto con te. Cosa puoi offrirmi che valga quello che hai fatto? Il ricavato della vendita di 10.000 capi. Buono, capitano, affare fatto. Ora siediti a quel tavolo. E già che ci siamo, aggiungerò anche questi. Prendi la penna e scrivi. La penna. Io, Jack Hawkins. Non temere. Io lo conosco bene. È molto buono. Vedrai che ci aiuterà. Vado a parlargli. Bill, abbi fiducia. Thank you.
ucciso? Perché? Perché? Lui è un assassino. È lui che ha ucciso il padre di Bill. Che dici? Proprio così. Era lui, Hawkins. Ora tuo padre è riabilitato. Questa è una confessione in piena regola. La tua vendetta è compiuta. A ciascuno il suo. Ah! Hasta la vista, Chico! Giusto. A ciascuno il suo. Scendi da cavallo! Chico. Ma che ti prende? Sei impazzito? Mi deludi, Cerro. Quando un uomo è disarmato e l'altro ha una Colt, è il secondo che fa le domande. Non ti basta tutto quello che ho fatto per te? Certo. E te ne sono molto riconoscente. Ora però, levati di mezzo. Sai, questo denaro serve a me. Per portarlo ai reduci? Che idiota. Ma non hai capito ancora? Capito cosa? Il colonnello Grayson. Io non l'ho mai visto in faccia. Neanche una volta. Non sei suo figlio? E allora chi sei? Uno che aveva saputo che uno scemo come te sapeva dove trovare 4 carogne imbottite di dollari. Così ti sono venuto a cercare. E tu ci sei cascato subito. Vuoi un sigaro? Hasta la vista, viejo. E ricordati, Cerro, nella vita quello che conta è una buona pistola e un buon cavallo al momento giusto. Sono parole tue. Ah. Questo pezzo di carta è tuo. A ciascuno il suo. Anche questo l'hai detto tu. Era tuo amico, Grayson. Beh, riabilitalo. Ferma! Ferma! Fermati! Maledetto! Gringo de mierda!